Oh, Balotelli vuol tornare in Serie A. 2 milioni d'euro, questa è l'opportunità. Oh, Balotelli, Coppa dei Campioni, di rientro da Roma Airlines. Eccomi, Daniel, di Coppa dei Campioni. Ci hanno diviso, ragazzi, ci hanno diviso. A me, a Jack, partitone tra youtubers in trasferta a Roma. È stata una bellissima esperienza e ringraziamo il mitico Carta, il Curva Nord, e Cubretta, che purtroppo non è potuta esserci, ma ecco lei che ha organizzato tutto, quindi senza di lei non si poteva organizzare tutto questo, e anche al mitico mio capitano Gio Stramacci, partitona tra cartallari e cinefili. E chiaramente chi ha vinto non lo spoileriamo certo. Noi a breve avremo gli highlights della partita, quindi vedete delle chicche che vedrete. Ho partecipato un sacco di youtuber famosi e non, e chiaramente ha fatto un bel weekend anche con il mitico Luca dello Zoccolo Duro, e per questo ho omaggiato con questa canzoncina iniziale, ho dato ispirazione da lui. Perché parlavamo di Balotelli? Perché il 2 milioni di cui parlavo è l'offerta migliore che ha ricevuto, quindi chiaramente questo ragazzo, 29 anni, migliore offerta, ci sta pensando, poi chiaramente Amino Raiola non è un personaggio con cui trattare facilmente, molto semplice, e quindi per ora l'offerta migliore è questa, ci penserà, altre offerte faraoniche sicuramente non ne ha ricevute, no, altrimenti l'avrebbe già accettate, quindi abbiamo ancora quello spiraglio di prenderlo. Io sono abbastanza fiducioso, vi dirò, a parte la goliardata di 2000 euro che poi si è scoperta anche non essere neanche vera, quindi sai, bisogna sempre stare attenti quando si parla di Super Mario, perché ad esempio quando si parla di beneficenza non se ne parla mai, eppure ne fa, conoscendo il fratello, quindi vabbè, vedremo. Io mi auguro il suo arrivo. Intanto il Parma ha iniziato la preparazione a Prato allo Stelvio da ieri, alcuni volti nuovi, altri se ne sono già, hanno già cambiato aria. Mi dispiace, un salutone, un grande abbraccio a Frattali che va a Bari e con lui Scavone, grandi fautori della promozione in Serie A, i due ragazzi ce li siamo portati dalla Lega Pro fino là, quindi hanno il loro bel merito sul nostro ritorno. E giocatori nuovi, allora abbiamo Laurini ufficializzato ieri, con lui Dermacu, anche lui svincolatosi dal Cosenza, colonna portante del Cosenza in Serie B l'anno scorso. È arrivato Colombi in sostituzione di Frattali. Colombi, navigato e rinavigato giocatore di Serie B, come secondo portiere. E poi le ufficialità più importanti ancora devono arrivare, come Caramò, Sepe e Grassi, che però si stanno già allenando appunto a Prato allo Stelvio, quindi manca solo l'ufficialità. E notiziona più importante, Gervinho ancora non si sta preparando con i colori crociati, sembrerebbe per via di un lutto, vedi, mi agito perché quando sento queste notizie, chiaramente lui ha molte offerte, si aggira intorno ai 15-20 milioni, in Turchia hanno già accennato sui 15, però mi sembra un po' poco, secondo me io meno di 20 questo ragazzo non lo doma neanche. Chiaramente lui ha chiesto l'ingaggio, il Parma quindi è tra virgolette costretto a darglielo, ma se l'è anche meritato, quindi io un bel ritocco dell'ingaggio glielo darei, diamocelo, però è chiaro che se arriva un'offerta irrinunciabile sui 20 lo potrei anche lasciare andare, perché è giusto così, alla sua età comunque ha fatto bene a Parma, però se ha altre occasioni, comunque anche il Parma ha la possibilità di guadagnarci, sai, certe cifre poi non le rivedi, difficile. 32 anni, quindi, però Super Gervinho, grande, io lo terrei volentieri, quindi se rimane tutta la vita felice, se dovesse andare, spero per almeno non meno di quella cifra di cui ho detto. Altri giocatori, oltre Balotelli, puntero, si punta anche inglese, perché anche lui, ADL spara alto,
nessuno gli ha fatto sta grande offerta, quindi cosa facciamo? Cosa facciamo? Quindi il Parma, tra virgolette, ci sta un po' giocando, cercando di capire dove svoltare meglio. Occasionissima di oggi, occasionissima, quasi ufficiale, gran colpo di Fagiano, di sordina, di sotterfugio, Hernani dallo Zenit. E si inizia a ballare la samba al centrocampo a Parma, ragazzi, la samba! Grande Hernani, grande acquisto, secondo me. Non so se voi lo conoscete, classe 94, e sono contento del suo arrivo. Finalmente bisogna rimpolpare questo centrocampo, dove l'anno scorso il ritorno è stato veramente una sofferenza unica. Quindi centrocampo sicuramente da migliorare. E poi è arrivato un altro che ancora non è ufficiale, sta ancora giocando in Coppa d'Africa con l'Algeria, del Dijon, Abdei, non so come si chiama. Lui comunque sembrerebbe anche lui che stia aspettando semplicemente la fine della Coppa d'Africa, sperando che vada sempre più avanti possibile. E vedremo, vedremo chi arriverà oltre loro, si spera. È arrivata anche Laurini, Dermacu, possente giocatore di difesa del Cosenza, colonna portante, adesso ce lo portiamo in Serie A, chiaramente doveva amalgamarsi, capire, eccetera. Con lui Laurini, nota esperienza con oltre 100 presenze in Serie A, arriva dalla Fiorentina. E poi bisogna vedere un attimo, perché qua chiaramente la formazione è ancora da strutturare bene bene, però queste pedine mi sembrano belle importanti, belle importanti. Aspettiamo ancora l'ufficialità di Caramo, non si capisce se è un prestito, un obbligo di riscatto, un titolo definitivo, non si sa, non si sa. Vedremo, vedremo, a surprise cosa il Fagiano si inventerà quest'estate. Secondo me ci possiamo affidare tranquillamente alle sue mani, che lui il suo lavoro lo sa fare, anzi sono ben felice di trattenerlo ancora a Parma e che nessuna squadra lo abbia ancora richiesto ufficialmente. Ce lo godiamo noi, lui e il suo calciomercato quest'estate. Rinnovo anche per Super Mister Roberto D'Aversa, il Bob della panchina, fino al 2022. Quindi io sono molto curioso, dico la verità, voi sapete quanto l'ho criticato e elogiato l'anno scorso per i suoi risultati e non, e quest'anno sono davvero curioso di capire cosa combinerà, cosa ci inventerà, cosa ci tira fuori dal cilindro quest'anno col modulo, gioco, eccetera. Vediamo cosa si inventa. Un salutone e un abbraccio al mitico Massimo Gobbi per quello che ha dato con la maglia crociata, né bene né male. Grazie e un grande augurio per il proseguo della tua carriera, spero anche nella dirigenza, chissà, perché comunque ne sai, perché ne sai, calcio giocato direi basta, appendi gli scarpini al chiodo che Jack ti, non ti può più vedere in campo, però secondo me come dirigente ti vuole ancora bene. Quindi un abbraccio ragazzi, a presto, aspettatevi anche il video del man of the match della partita, chi sarà stato... proviene dal nostro canale, vedremo se si presenterà della sua onorificenza. A presto ragazzi, il calciomercato è iniziato e il Parma c'è, il Parma c'è.